L'indennità di disoccupazione, la cosiddetta NASPI, viene erogata quando il lavoratore perde involontariamente il posto di lavoro. Di conseguenza, in tutti i casi in cui il lavoratore, per sua decisione, per sua espressa volontà, cessa il rapporto di lavoro, cioè si dimette, la NASPI non viene erogata. Vi sono dei casi però in cui il lavoratore formalmente si dimette, ma la sua volontà di cessare il rapporto di lavoro non è libera, ma è condizionata da un fatto, da una circostanza riconducibile al datore di lavoro. In questi casi si parla di dimissioni per giusta causa e al lavoratore spetta la NASPI. In concreto, quali sono i casi in cui l'INPS ritiene sussistente la giusta causa di dimissioni e paga la NASPI? E il lavoratore cosa deve fare per avere l'indennità di disoccupazione? Lo scopriremo dopo la sigla. L'INPS, nella circolare numero 63 del 2003, prevede il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione nei seguenti casi, già riconosciuti dai giudici come giusta causa di dimissioni. Quando le dimissioni sono state rassegnate per mancato pagamento degli stipendi o dei contributi, per molestie sessuali nei luoghi di lavoro, per modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, per mobbing, per peggioramento delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell'azienda, per spostamento del lavoratore da una sede all'altra, senza che sussistano le comprovate ragioni tecnico-organizzative e produttive che giustificano il trasferimento. E questo indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro. Sussiste giusta causa di dimissioni per l'INPS anche nel caso di comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente. Vi sono poi delle ipotesi di dimissioni per giusta causa, previste nel contratto collettivo e nei contratti individuali di lavoro. Ora, cosa deve fare il lavoratore che si dimette per giusta causa per avere la NASPI? Specifica la circolare 63 del 2003, richiamata anche dal messaggio INPS del 26 gennaio del 2018, numero 369, che il lavoratore che dichiara di essersi dimesso per giusta causa deve allegare alla domanda di disoccupazione una documentazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti almeno la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illegittimo del datore di lavoro. Oppure deve allegare delle diffide, delle richieste, degli esposti, delle denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza contro il datore di lavoro, impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Ora, questo non significa che il lavoratore sia costretto a fare causa al datore di lavoro per mantenere la NASPI, ma se fa causa e l'esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, il lavoratore dovrebbe restituire la NASPI percepita. Così come avviene nel caso del lavoratore che viene reintegrato nel posto di lavoro dopo che è stato dichiarato l'illegittimità del licenziamento e che aveva preso la NASPI perché era stato licenziato. Ecco, anche in questo caso il lavoratore è tenuto a restituire la NASPI. Proprio perché le dimissioni formalmente quindi esprimono la volontà del lavoratore di lasciare il lavoro, e in questo caso la legge espressamente esclude la NASPI, il lavoratore che si dimette per giusta causa e vuole ottenere la NASPI non può limitarsi a fare le dimissioni online scegliendo l'opzione dimissioni per giusta causa, ma deve dare una qualche evidenza all'INPS del fatto che quelle dimissioni non sono volontarie, ma sono state causate da un comportamento illegittimo del datore di lavoro.
Deve quindi almeno inviare al datore di lavoro una comunicazione nella quale contesta il comportamento illegittimo del datore di lavoro che lo ha portato alle dimissioni. Se poi l'INPS non si convince della sussistenza della giusta causa e rifiuta l'indennità di disoccupazione, al lavoratore non resta che una via, può solo agire giudizialmente contro l'INPS per far accertare il suo diritto alla disoccupazione. Va tenuto presente però che in questo caso, nel processo, il lavoratore deve provare in tribunale la giusta causa, cioè il comportamento illecito del datore di lavoro posto a base delle sue dimissioni. Nella recente sentenza numero 552 del 2022, il Tribunale di Frosinone ha respinto il ricorso del lavoratore che, ritenuto illegittimo il diniego della NASPI da parte dell'INPS, aveva chiesto in giudizio di accertare il suo diritto a percepire l'indennità di disoccupazione e di condannare l'INPS a derogare quindi il beneficio richiesto. Il ricorrente, però, aveva solo genericamente detto di essersi dimesso per giusta causa, senza specificare né provare i comportamenti del datore di lavoro che aveva indicato nelle dimissioni. E il tribunale gli ha dato torto perché non ha dato prova della giusta causa delle dimissioni. Dobbiamo infine tenere presente che la circolare INPS numero 21 del 2023 ha introdotto una nuova ipotesi di dimissioni per giusta causa. In caso di liquidazione giudiziale della società, che è una procedura che sostituisce il fallimento, i rapporti di lavoro non cessano automaticamente con la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, ma rimangono sospesi fino al momento in cui il curatore della procedura comunica ai lavoratori di subentrare nella procedura. Ora, i lavoratori che si dimettono in questa fase, tra la sentenza dichiarativa di liquidazione e la comunicazione del curatore, si intendono dimessi per giusta causa e accedono alla NASPI. Per una valutazione del vostro caso, assistenza e informazioni, potete contattarmi ai recapiti indicati nella descrizione di questo video. Vi invito infine ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per rimanere aggiornati con le mie pubblicazioni. A presto!